Un esperimento politico che è diventato oggetto di studio a livello nazionale, la lista Patto Civico Cognassi alle elezioni amministrative di giugno ha portato in dote alla coalizione di centro-sinistra quasi il 14% dei voti, contribuendo così a far vincere al primo turno il sindaco uscente. La lista voluta dal parlamentare di NCD Alleanza Popolare Sergio Pizzolanti in poco più di 2 mesi ha ottenuto risultati che hanno attirato l'attenzione degli addetti ai lavori fuori dai confini riminesi, anche se Pizzolanti ha messo le mani avanti, sostenendo che non c'è il progetto di farlo diventare un partito È un nazionale. fenomeno che stanno studiando davvero nelle università italiane. Se ne è discusso anche in Consiglio dei Ministri. Il Premier Renzi ha parlato di Rimini e di questo risultato. È una cosa della quale siamo assolutamente molto soddisfatti. L'obiettivo, ha precisato il parlamentare riminese, non è quello di rivendicare poltrone, ma una all'ambiente, visti i voti, gli è stata assegnata. Ma mettere il turbo all'amministrazione su temi e progetti di sviluppo per la città, dalla stazione al Parco del Mare. Noi non abbiamo avuto discutere più di tanto, il sindaco ha scelto la sua giunta, una giunta di alto profilo, poi si sono formate le commissioni, c'è stato un equilibrio facile. Bisogna che la rigenerazione urbana di Rimini sia un fatto vero, ma per rigenerare Rimini dal punto di vista immobiliare non soltanto occorre abbassare le tasse ed abbattere gli oneri, perché altrimenti non si fa, bisogna incentivare la rigenerazione urbana. Il Parco del Mare va fatto con gli operatori e non contro gli operatori. Questi sono i punti di accordo con Gnassi e con la maggioranza. Su questo saremo determinati, come anche sulla vicenda della stazione. Se ne parla da tanto tempo, ma noi dobbiamo rigenerare l'area della stazione. Bisogna che quella diventi il nuovo centro urbano di Rimini, che ci sia una facilità di passaggio fra il mare e il centro, quindi di ricucitura del mare e del centro. Su queste cose noi saremo fortemente determinati.